Mi sono avvicinato e ci tenevo ad avvicinarmi per ringraziare gli organizzatori del Festival della Scienza, di questo importante appuntamento per Cagliari, in particolar modo la Presidente, la dottoressa Romagnino. La dottoressa Romagnino ha, come dire, da 7 anni sta portando avanti un'iniziativa che, nonostante le difficoltà, nonostante, come dire, la situazione difficile che è stata anche raccontata, che addirittura si sviluppa nella città anche occupando più spazi rispetto a quelli che erano gli spazi che venivano occupati dalla cultura, dalla scienza, dal sapere fino alle precedenti edizioni, Monteclaro, l'Exma. Quindi un ringraziamento anche per questa presenza capillare ancora più diffusa nella città. Io non ripeto perché né più né meno userei non con la stessa capacità e senza quei titoli le parole che sono state dette prima circa l'importanza della cultura, l'importanza dell'istruzione, della cultura, della ricerca scientifica, e condivido che sia l'elemento fondamentale, portante e importante per, e forse l'unico che non nell'immediato, non ha un riscontro elettorale nell'immediato, ma sarà l'unico elemento invece che l'investimento in cultura, ricerca, università, istruzione, che potrà consentire di avere un riscontro tangibile nel medio e lungo termine in termini di possibilità di uscita dalla crisi. Le sfide con gli altri paesi per noi sono sfide in termini di capacità, di conoscenza, di cultura generale diffusa. Su questo viviamo il paradosso di promozione in città, nella nostra Sardegna, di tante iniziative culturali, le più diverse tra loro, intendendo per cultura quello che è il termine cultura anche nell'ambito della capitale europea della cultura e delle scelte dell'Europa, cioè tutto ciò che contribuisce ad una crescita collettiva della popolazione e alla fin fine dell'intero paese, se non dell'intera Europa. E allora, insomma, in quell'ottica, nonostante, come dire, le iniziative siano tante, noi avremmo bisogno di interventi, finanziamenti, potenziamento di presidi, perché i dati invece ci dicono che i dati OCSE PISA ci configurano una situazione della Sardegna che segna il passo a livello europeo. Cioè, tra le regioni europee, la Sardegna è una delle regioni col più alto tasso di dispersione scolastica, col più alto tasso di ancora sacche di analfabetismo, pur residuali ma presenti in ogni caso, col più alto tasso di problematiche relative alla conoscenza di una lingua straniera, la comprensione di un testo scritto, cioè essere in grado e avere le capacità nel leggere di capire che cosa quelle parole messe insieme alla fine rappresentano nel loro significato. Qual è, insomma, l'opinione, se è una persona che scrive, o la rappresentazione, come dire, dei concetti più estesi. E quindi su questo c'è tanto da fare. Noi molto spesso pensiamo di essere, insomma, in una situazione normale, noi invece su quel fronte siamo in una situazione di estrema difficoltà. Non a caso la sfida che abbiamo voluto lanciare, ringrazio e chiudo, anche con la Capitale Europea della Cultura, l'abbiamo inserito nel dossier, l'abbiamo dichiarato, forti di esperienze come il Festival della Scienza, che è una parte che è confluita nel dossier di candidatura e che ha caratterizzato, così come altre iniziative culturali, il dossier di candidatura.
Intanto abbiamo una certezza, un Festival della Scienza che è arrivato, mi pare, alla 7ª edizione, giusto professoressa? Sempre con una dimensione, come vediamo, dalla presenza numerosa non solo di giornalisti, ma proprio di co-organizzatori e co-ideatori del Festival, quindi una dimensione di rete e di collaborazioni sempre più forte. E questa intanto è una certezza, che il 4 novembre inaugureremo un Festival importante che diventa un appuntamento, e a me, io ci tengo a dirlo, non solo annuale, perché c'è un lavoro di preparazione dietro al Festival importantissimo. Che cosa posso dire? È vero, oggi è una giornata di attesa e io ne approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato così intensamente in questi mesi e che hanno reso possibile il fatto stesso di esserci candidati. Alcuni di questi protagonisti sono seduti in questo tavolo, hanno partecipato ai gruppi, al forum della partecipazione. Il nostro piano programma culturale del dossier si è costruito con un obiettivo di legacy e di valorizzazione della scena locale. Voglio dire che abbiamo inserito come un punto anche di arrivo, come un'eredità profonda, non solo il Festival della Scienza, che è un momento importante, ma l'obiettivo vero per cui il Festival della Scienza è nato, quello di arrivare ad avere nella città di Cagliari uno spazio interamente dedicato ai linguaggi scientifici. Dobbiamo lavorare perché ci sia un contesto di sempre maggiore integrazione tra tutti quanti i linguaggi e di realmente di dotazione per la città di un centro che sia un centro permanente, un punto di riferimento. Noi insomma stiamo già lavorando sia col CRS4 su vari temi che vanno dalla programmazione europea, idem con Sardegna Ricerche, penso al portale Andasa sui processi creativi, quindi c'è veramente una dimensione di rete fortissima dove i centri di ricerca, l'università, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, le nostre associazioni culturali, gli operatori stanno lavorando assieme, e questo è il nostro capitale. Festival, come molti di voi sanno, è organizzato dal Comitato per le manifestazioni Scienza Società Scienza, comitato che quest'anno compie i 15 anni di vita. È infatti dal 2000 che organizza eventi culturali scientifici, che poi sono sfociati nel 2008 con la prima edizione del Festival. Devo dire che il nostro Festival è diventato ormai un punto di riferimento per la divulgazione della scienza e costituisce un'occasione di incontro per ricercatori, appassionati, scuole e famiglie. Ed è certamente uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura che ci siano in Sardegna. Però devo dire che abbiamo dei riconoscimenti anche a livello nazionale, perché sono sempre più numerose le richieste di partecipazione al Festival come protagonisti. Tantissimi operatori culturali italiani delle altre città d'Italia ci chiedono di poter venire al Festival a presentare le loro attività. Per introdurre il tema, ci siamo serviti quest'anno di una affermazione della quale siamo convinti: la scienza ci aiuta. Infatti, i risvolti applicativi della scienza contribuiscono da sempre al progresso della società. Sono infatti coloro che praticano la scienza, cioè gli scienziati, ad avere creato gli strumenti teorici utili alla realizzazione di tecnologie che, riconosciamo, hanno cambiato la vita dell'uomo, liberandolo da lavori ingrati, promuovendo la libertà personale e civile, alleviando la sofferenza, guarendo dalle malattie.